mistero che cos'è, è una voragine nel cosmo. Non esistono rime con cosmo, soltanto microcosmo e macrocosmo. Insomma niente, torniamo a parlare di buco nero, una voragine nello spazio. Mettete i bambini a letto. La cosa che mi faceva ridere è che aveva, era qui così, aveva le gambe grosse che poi piano andavano sempre più piccoline, sempre piccoline. Una volta mi trovavo dentro un buco nero, si stava stretti ma non lamentiamoci. Pensiamo ai pendolari, sui treni pendolari, considerando tuttavia che saranno un po' cazzi loro. Noi dell'amica ha ordinato il dottore di essere pendolari. We love you! È dietro il problema, Giorgio. È lo stacchetto della lap dance dopo una parte di testo e una parte di coreografia. Grazie. Bravissimo. Ora proseguiamo con una canzone che parla di me, che si chiama proprio Io sono Marilyn Manson. La musica deve portare ristoro, informazione, deve portare cultura. E io cerco di fare in modo che all'interno dei miei brani ci sia tutto questo. Io sono Marilyn Manson e ho l'alito denso, dai vieni a baciar. Ma devi darmi il consenso, son solo propenso a fare l'amore. Fumarmi l'incenso, chiamarmi Emanuele, differenza non fa, perché io sono Marilyn Manson. Resta, eh? E va a lì, eccolo lì. Bello. E il culo, è lì che io non riuscivo a distogliere lo sguardo. E non baratterei la mia integrità artistica con niente, perché se no non si chiamerebbe integrità artistica. Già sai il testo, tu Fede. Non essere coerente. Questo è un pollo che aveva fatto un sacco di canzoni, un pollo che insomma campa soltanto i diritti d'autore, Paul McCartney. Oh, questo è Paul McCartney. Bello. Che io vi offro, che se ve lo volete prendere. Grandissimo artista, ancora oggi. È mancino. C'è il caschettino dei Beatles. Invece questo è un attore, guardate, c'ha l'occhietto azzurro, questo è Paul. Paul? Paul Newman. Paul Newman, che a me quelli che fanno male a Paul Newman. Andiamo avanti. Giorgio me l'ha detto personalmente, nessun pollo è stato maltrattato per questa esibizione. Cioè di quelli di gomma sì, quelli là proprio tanto, ma normali no. Ci abbiamo un pollo, questo pollo sì. Ogni domenica si classifica, pole position. Bello. Se qualcuno vuole io glielo do. Certo. Pollo più atletico è questo qua. Pole dance. Pole dance, bravissima. Ve la faccio avere a buon prezzo, perché a me quelli che fanno male alle bestie. Non ti piacciono. Rammazzerei tutti. Tra l'altro la mia macelleria è una macelleria che io ho aperto da tanti anni, perché io sono un macellaio da diverse generazioni. Ma che fa? Rocco ti flagella per non ridere. O al farsi male. Vuoi che te ne do io? Vuoi una pizza? Piano. Dai, dai, dammela vera. Basta, ok. Abbiamo quest'altro molto conosciuto nelle fiabe, Pollicino, che è quello più piccolo che c'ho. Ah, è piccolino. Questo è un altro pollo particolare, questo a Natale mi va come il pane. Pollastro del cielo.
questo è un pollo che però a Natale lo potete mettere e mettere sotto l'albero di Natale. Se comprate quest'altro lotto dei polli, io ho Achille Lardo. Achille Lardo, ah, okay, ok, ok. La dolce milza. Abbiamo un altro pezzo di ciccia, e quella mi ha dato tanti problemi, sono stato anche censurato. Lardacore, questo è un lardo... All'ardecore. ...di un'altra categoria. Chi mi compra l'ardecore gli regalo una vacanza nella... Costata Smeralda. Questa è francese, questa è una lonza, la lonza fan della Patrie. Bello. Io ho anche delle oche, questa è un'attrice molto brava, cabaret, cinema, varietà, Laocone, e io mi porto sempre. Grazie, grazie, come, prego, sono prego. Onorata, grazie. Questa è morta, cazzo. Allora, il classico telegiornale italiano inizia con un servizio fatto apposta per mettere l'ansia ai genitori, e generalmente è il servizio sui giovani che ascoltano la trap utilizzando i social network, che si mettono le pericolosissime felpe col cappuccio e che terrorizzano quartieri interi. E generalmente il servizio è sempre così. Occhiali da ciclista, berretto da baseball, taglio di capelli corto sui lati, ma me li lascia un po' lunghi sopra, grazie. Sono loro, i Maranza. Ultima aggressione ieri sera, in pieno centro ai danni di un passante. Gian Alberto, il nome di fantasia, stava camminando quando si è visto accerchiare da un gruppo di baby bull in tuta. Dacci il telefono, consegnaci il portafogli, vai a quel paese. Queste le parole esatte che il ragazzo si è sentito rivolgere prima di fuggire a nuoto nel Naviglio Pavese. Vai a quel pavese. Ora Gian Alberto sta bene, è soltanto molto scioccato, ma ha comunque trovato la forza di dirci: io, i Maranza, non li voglio più. Bravo! Bellissimo. Dopo aver fomentato l'allarme sociale, no, con la violenza e le scarpe da ginnastica, il classico telegiornale italiano vira bruscamente su temi più teneri, tipo il servizio sui nostri piccoli amici a quattro zampe. Bello. E siccome questi servizi sono molto teneri, sono sempre accompagnati da questa canzone qui. Da ridere. Chi trova un amico trova un tesoro, dice un vecchio proverbio. Soprattutto se quell'amico ha quattro zampe. Felicità, amore sconsiderato e una montagna di tenerezza. Rocco sta cedendo. Ci vuole poco per farsi conquistare da queste piccole palle di pelo. Sono sempre di più gli italiani che decidono di accogliere in casa un amico peloso. Labrador, barboncini e nel mio caso Danilo, un amico di mio marito che soffre di una grave forma di irsutismo. Si stanno alzando uno dopo l'altro. Sì, ma questo è letale. Ma se a volte ci fanno perdere la pazienza, con una scodinzolata si fanno subito perdonare. È vero, benissimo, bravo. È così, è così. Però non dimentichiamo anche le inchieste d'assalto su quei temi gravissimi, tipo la piccola autoscuola nel piccolo comune italiano che ti vende la patente nella piccola provincia italiana. Stai parlando della mia provincia? No, assolutamente no, questo è quello che ho visto. No, perché guarda, mi guardava, l'hai visto pure tu? Guardavi lei mentre parlava. No, io non mi permetterei mai. Però diciamo che c'è sempre un po' un proprietario dell'autoscuola truffaldino che viene scoperto con una telecamera nascosta. Lo vedete questo signore qui? Si chiama Cosimo Morfoni. È il titolare della Guidare Morfoni, un'autoscuola che la patente te la dà, ma in maniera un po' particolare. Questa è la signora Giovanna, che recentemente si è rivolta a Morfoni per rinnovare la sua patente. Sentite cosa ci ha raccontato. La scorsa settimana sono andato in questa autoscuola perché c'è stato questo bello signore altato, perché oggi fa la patente, che ma chi sogno, ma per fare la patente, ma ci ha detto 200 euro, ma io la patente ce la tengo, io ho la patente ce la tengo, ma questa cosa che mi dice, signore, se tu me lo dai 200 euro, a sta patente non si fa niente, ci ho detto, poi questa è una cosa gravissima. Avete capito cosa ha detto la signora Giovanna? Io non tanto. Abbiamo mandato all'autoscuola una nostra complice. Sentite cosa dice Morfoni. Ma io per una patente B chiedo 100, 200, 400 euro. Io faccio questo lavoro da 20 anni, da quando ho scoperto di avere questa voce così. Vi posso vendere della droga, delle armi. Non ho pagato le strisce blu.
Però vi assicuro che è una vita molto, molto difficile la mia, perché lei si immagini che io sono un padre. Io sono un padre di famiglia di due figli. L'attacco diretto è perfetto adesso. E quando io la sera ritorno a casa e dico ai miei figli, amore di papà, come state, amore di papà, e loro scappano perché hanno paura che io gli vendo la droga. Oppure mi capita magari di essere con mia moglie in intimità. No, può capitare magari un momento di intimità con mia moglie. Siamo a letto, gli dico, amore, ti faccio tutto quello che vuoi. E lei mi dice, ecco, bravo, vatti a far vedere da una ringogliatra. Glielo dico sempre. Oh. Ha ragione. Sì. A quel punto il giornalista insegue Cosimo Morfoni per smascherarlo, ma quello purtroppo scappa e lo manda a cacare.